accediamo al portale SIAN www.sian.it. Accediamo all'area riservata. Inseriamo le password che ci sono state fornite a seguito dei modelli 1 e 2. E ora siamo nel portale SIAN con le nostre credenziali. Servizi. Gestione. Individuiamo la sezione Sviluppo Rurale 2014-2020, compilazione domande di sostegno, misure non connesse a superfici animali. La seconda voce e clicchiamo. Compilazione. Ricerca. Inseriamo l'azienda per la quale dobbiamo caricare la domanda di sostegno. Inserisco direttamente la denominazione dell'azienda. Il CUA, se è da inserire, si riferisce al codice fiscale dell'azienda, se volete. Cerca. E abbiamo l'azienda per la quale dobbiamo caricare la domanda di sostegno. Autorità di gestione Puglia, vi appare già? Selezioniamo l'ente che ha emanato il bando, che è Ponte Lamas Carl. Tipo atto, domanda di sostegno, nuovo atto. Atto inserito con successo. Dati settoriali. Associamo il bando sostegno alla creazione di nuove attività e servizi. Numero beneficiari richiedenti il sostegno, ente beneficiario singolo. Tipologia di accesso individuale. Tipologia del beneficiario, se non è un'impresa agricola, selezioniamo su micro e piccole imprese. Selezioniamo misura sotto misura, che è la 19.2. Salva. Ok. Salvataggio avvenuto con successo. Andiamo a caricare gli interventi. Sottomisura. Ho caricato il primo sottointervento. Ritorniamo a piano interventi e andiamo a caricare l'intervento che riguarda il sostegno all'investimento. Carrellino verde. Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole. Selezioniamo, salviamo, carrellino giallo, selezioniamo l'intervento che è quello per il sostegno all'investimento, durata intervento 18 mesi, 1 e salviamo. Carrellino rosso. Sempre sotto intervento. Salviamo. Come abbiamo fatto prima, associamo sia il recapito e associamo gli immobili e i terreni, che poi andremo a modificare quando andremo a fare la domanda di pagamento, come abbiamo detto prima. Associa particelle. Associamo per ora un immobile qualunque. Salviamo. E ora andiamo a caricare le voci di spesa che per il sostegno all'investimento sono previste. Modifica sotto intervento. Nuova voce.
e ora carichiamo le voci di spesa per le quali chiediamo il sostegno all'investimento al 50%. Se nel nostro progetto sono compresi costi che riguardano il miglioramento degli immobili, cioè le opere murarie, selezioniamo la voce di spesa costruzione, acquisizione, incluso il leasing o miglioramento di beni immobili. Ipotizziamo un importo di 30.000 euro come totale delle voci di spesa. L'IVA possiamo anche non inserirla perché non è rendicontabile. Quindi ora mettiamo un importo qualunque. Calcola. Contributo richiesto 15.000 euro, cioè il 50% dell'imponibile. Salviamo. Inseriamo un'altra voce di spesa. Ipotizziamo che nel vostro progetto ci sia anche l'acquisto di macchinari e attrezzature. Selezioniamo la voce di acquisto pertinente. Mettiamo sempre il totale dei macchinari e attrezzature che dobbiamo acquisire. Ipotizziamo 20.000 euro. Come vi ho già detto, l'IVA non è necessario inserirla. Ipotizziamo un importo. Calcola. Come vedete, il contributo richiesto è il 50% dell'imponibile. Salva. Andiamo a selezionare un'ulteriore voce di spesa. Per il momento il nostro progetto ha un totale di 50. Ipotizziamo che c'è anche un sito internet da realizzare. Selezioniamo spese e investimenti immateriali. Ipotizziamo un costo di 5.000 euro. IVA. Calcola. Come vedete è il 50% dell'imponibile. Salviamo. Ora carichiamo, se lo riterrete opportuno, le spese generali, cioè le spese collegate ai tecnici che vi stanno seguendo per compilare la domanda di sostegno, che vi ricordo deve essere un massimo del 12% del valore dell'investimento, cioè della somma di tutte le spese che avete caricato in precedenza. Il 12% possono essere 6.600 euro. Se mettete un importo superiore al 12%, l'importo in eccedenza non vi verrà riconosciuto. Ipotizziamo un importo IVA. Calcola. Contributo richiesto 50% dell'imponibile. Salviamo. E abbiamo caricato tutte le voci di spesa relative al nostro progetto. Selezioniamo. Impegni. Non si compila niente, adesso è una presa visione. Il riepilogo delle voci di spesa che abbiamo inserito, come vedete, questo è il nostro progetto di investimento. Il totale 76.006, tra premio e sostegno all'investimento, dichiarazioni e impegni, selezioniamo la numero 4 e la numero 6, come abbiamo visto prima perché c'è già. Salviamo. Salvare sempre ogni schermata. Localizzazione azienda è già impostato dal portale. Andiamo a documentazione allegata. Questa è la documentazione che dovete trasmettere al GAL Pontelama insieme alla domanda di sostegno che verrà stampata al termine di questa procedura. Dobbiamo obbligatoriamente selezionare dove il documento richiesto è obbligatorio, dove vedete sì. Laddove non è obbligatorio, non è necessario selezionare. Se invece questo documento lo allegherete, selezionate.
Questi sono i documenti che si presentano nel caso in cui abbiate inserito voci di spese e opere murarie. Se non avete inserito opere murarie, non serve allegare questi documenti. Siccome non abbiamo inserito macchinari e attrezzature, non serve allegare preventivi di spese. Seguite sempre la schermata. Seguite bene questo esempio, questo schema, e poi salvate. E abbiamo caricato così la parte dei documenti. E ora andiamo a fare l'autovalutazione dei nostri punteggi. L'intervento non è il 6.2 che abbiamo già fatto, ma il 6.4, gli investimenti nella creazione. Questi sono i punteggi da bando e dobbiamo fare quindi un'autovalutazione dei punteggi. In caso che sia donna e sono 5 punti. Il caso che abbia un'età superiore ai 40 anni, quindi 0 punti, è un'ipotesi, ecco, che il soggetto non sia disoccupato e naturalmente il minimo deve essere di 30 punti, sotto i 30 punti non possiamo autodichiarare. Chiarezza e completezza, eccetera, eccetera, 20 punti, incremento performance, 5 punti, poi innovatività dell'idea, 10 punti, posti di lavoro previsti, non sappiamo, 0 punti, carenza degli investimenti proposti, 20 punti, quindi è stata un'ipotesi di massima, salviamo. Il totale dei punteggi è 60. Dopo che abbiamo salvato, andiamo a lista anomalie, perché abbiamo terminato di compilare sia la domanda per il premio che la domanda per il sostegno. Verifichiamo di non aver saltato alcun passaggio e non sono presenti anomalie. Per stampare le due domande di sostegno andiamo in anagrafica. Stampa definitiva, rilascio, torniamo alla lista e così abbiamo compilato le nostre domande di sostegno.